brano noi abbiamo lavorato da due parole chiavi che sono una identità e l'altra memoria. Quindi con queste due parole i ragazzi hanno iniziato a fare dei bozzetti in modo molto libero, proprio buttando fuori qualsiasi tipo di espressione loro. Dopodiché abbiamo riunito tutti i bozzetti in una tela comune di 2,5 metri x 3,5 metri e quindi abbiamo trovato il modo di far convivere il contributo di tutti, quindi l'autorialità è diventata comune. A differenza degli altri laboratori in cui ogni detenuto aveva un manufatto personale, questa volta abbiamo avuto, diciamo, un'opera di gruppo. C'è chi ha lavorato proprio insieme fisicamente a quattro mani e ognuno poi ha messo chiaramente del suo. Del suo passato, del suo vissuto, della sua tecnica, quindi tecniche diverse. Abbiamo appunto un ragazzo che fa, diciamo, molto bravo come street art. Quindi sono nate, diciamo, delle nuove situazioni, perché poi non è solo un fatto di espressione personale, ma si è basato anche proprio su un fatto di relazione, per cui attenzione, qui c'è il mio bozzetto, rispetta. Oppure alcuni si sono, diciamo, un po' avventurati anche a invadere il territorio degli altri, e lì sono nate, diciamo, delle cose molto interessanti. Questo è stato bello, cioè che non c'è stata proprio una limitazione, cioè io faccio solo questo e sto nel mio angolino, ma intervengo anche sul disegno di un altro, l'altro interviene sul mio, a volte magari anche non. Ci sono state delle critiche. Per esempio, abbiamo visto il bozzetto, quello dell'aquila, che due albanesi hanno voluto, diciamo, disegnare, rappresentare, perché per loro è proprio l'emblema della loro radice, della loro nazionalità. E nel rappresentarlo poi nella tela, siccome una volta loro non erano assenti, un altro detenuto ha iniziato a colorare quest'aquila. Quando poi loro sono tornati, sono rimasti indignati, perché hanno detto: ma come? Ma che colori hai usato? L'altro ragazzo, ovviamente, siccome è uno street artist molto, fra l'altro, di talento, ha iniziato a sbombolettare, a metterci tutti i colori che lui voleva. Ovviamente questo ha creato un po' di frizione, perché loro hanno detto: no, ma i colori dell'Albania sono rosso e nero. E lui, l'altro ragazzo, ha detto: sì, vabbè, però comunque dai, possiamo anche revisionarla e farla magari in modo diverso. Segretamente mi ha detto: io ci ho messo i colori dell'Italia, però li ho invertiti di ordine così che loro non se ne sono accorti. Come per esempio mi è sembrato emblematico il bozzetto di due mani incatenate, che poi nella tela, nel rifare queste mani, le catene sono sparite, non sono state dipinte, e questa cosa mi ha fatto venire brividi, perché poi guardando la tela scopriamo anche un'altra scritta, sempre riferita a due mani, e un altro ragazzo ci ha scritto "Free like an eagle", quindi anche questo proprio elemento di libertà che si trova nella tela è stato, diciamo, un po' un trait d'union, secondo me, anche fra gli autori stessi, che mettevano ognuno di loro liberamente nel rispetto degli altri e a volte anche un po' in contrasto con gli altri la loro libertà. Questo manufatto ovviamente verrà utilizzato per gli altri laboratori come fondale o come elemento scenico, per cui uscirà, diciamo, anche dalle sbarre ovviamente. Quindi sarà un elemento che, diciamo, fatto da qui avrà invece la sua vita verrà, diciamo, in qualche modo espletata fuori, insomma. Diciamo, quindi ha una doppia vita, anzi qui alla creazione, dove è stato creato, e fuori è dove poi continuerà a vivere.